Object Mode ed Edit Mode sono le due modalità principali di lavoro. Quando apriamo il programma, come sappiamo, è presente un oggetto, un cubo, e questo oggetto possiamo modificarlo, o meglio, possiamo operare determinate trasformazioni sull'oggetto. Possiamo spostarlo, ruotarlo, scalarlo anche su un solo asse. Però non possiamo entrare nello specifico geometrico dell'oggetto. Per vedere di cosa è fatto, quali sono gli elementi geometrici che lo compongono, dobbiamo entrare in Edit Mode. Possiamo farlo da questo menu, cliccando su Edit Mode, o più velocemente cliccando sul tasto Tab. Col tasto Tab poi potremo velocemente ritornare in modalità Object. Qui l'oggetto svela la sua essenza. Sostanzialmente su Blender lavoriamo con delle mesh. Le mesh sono le entità più semplici, le entità più geometriche e più semplici calcolate, insomma, da un computer. Si tratta sostanzialmente di facce triangolari e quindi planari che definiscono l'oggetto. Per fare un oggetto che abbia un'evoluzione curva saranno tante piccole faccette triangolari a definirlo. Ecco, una mesh è composta di entità che a sua volta che la definiscono. E su Blender vengono definite come vertici, bordi e facce. Quindi vertici, bordi e facce, vertices, edges and faces, sono le entità che noi riusciamo a manipolare su una mesh e quindi su un oggetto. Su queste entità lavoriamo con le stesse regole che abbiamo visto per quanto riguarda la selezione e la trasformazione in Object Mode. Quindi per selezionare un vertice faremo un clic col tasto destro, per selezionarne un altro aggiuntivo cliccheremo sul tasto maiuscolo, sul tasto Shift e poi col tasto destro sul nuovo vertice. Potremo utilizzare i sistemi di selezione e deselezione totale, quindi il tasto A. Cosa importante è che quello che facciamo in Object Mode, in Edit Mode, riguarderà unicamente l'oggetto su cui stiamo lavorando. Quindi quando siamo in Object Mode noi non possiamo selezionare gli altri oggetti. E quindi dicevamo possiamo utilizzare il tasto A per selezionare tutto, deselezionare tutto, il tasto B per fare una selezione a finestra, il tasto C per fare una selezione circle, come viene definita. E allo stesso modo, una volta selezionato un oggetto, possiamo applicare le trasformazioni che abbiamo visto, per cui possiamo selezionare per esempio due vertici e di conseguenza il bordo che sta tra di loro e con il tasto G spostarlo in verticale di un'unità. La stessa cosa possiamo fare sullo stesso oggetto, possiamo per esempio applicare una rotazione sulle X che ruota di tot 20 gradi il bordo, o ancora scalare, quindi tasto S, scalare il nostro bordo. Ecco, queste trasformazioni funzionano, abbiamo visto, esattamente come in Object Mode. Se ad esempio volessimo cancellare questa faccia, possiamo selezionarla selezionando i quattro vertici e poi premere il tasto cancella, delete, oppure più comodamente il tasto X. Ecco, quello che viene fuori è una richiesta da parte del software, che appunto
punto vuole sapere cosa vogliamo cancellare, perché abbiamo selezionato quattro vertici, quattro bordi e una faccia. E potremmo decidere di voler cancellare solo la faccia con i bordi, solo i vertici e di conseguenza insieme ai vertici andrebbero via anche i bordi. Vediamo cosa vuol dire. Ecco, se clicchiamo su Faces, tutta la geometria rimane intatta e viene a scomparire solamente la faccia, e tra l'altro scoprendo quella che è l'essenza delle mesh, cioè il fatto che si tratta di oggetti planari, oggetti bidimensionali, che quindi non sono pieni, non hanno massa, non hanno corpo. Ecco, tornando indietro, CTRL Z, se provo a rifare la stessa cosa ma cancellando i bordi, in questo modo cosa succede? I bordi vengono cancellati, le facce che erano tenuti da quei bordi, quindi non solo quella superiore ma anche quelle laterali, vengono cancellati, naturalmente, e rimangono, permangono quelli che sono i vertici. Rifaccio la stessa operazione cancellando questa volta i vertici. A questo punto tutte le geometrie che reggevano, si appoggiavano su quei quattro vertici, quindi tutti i bordi, tutte le facce che avevano in comune anche i vertici selezionati, vengono a scomparire. Quindi l'utilizzo di questa entità è sicuramente un utilizzo più articolato rispetto al semplice posizionamento e manipolazione di oggetti generali, perché agire su uno vuol dire di fatto agire su quelli connessi. Quando sto muovendo un vertice, muovo e modifico anche le facce e i bordi ad esso connessi. Per questo è fondamentale avere una maggiore possibilità di selezione, ovvero dobbiamo poter scegliere se selezionare un vertice piuttosto che un bordo, piuttosto che una faccia. Questo è possibile farlo da questo set di menu, da questo set di tre opzioni che appunto permettono di cambiare la modalità di selezione. La stessa cosa è raggiungibile cliccando con il tasto CTRL Tab e quindi in una finestra fluttuante nella posizione del cursore apparirà la possibilità di scegliere vertici, bordi o facce. Cosa vuol dire? Vuol dire che, per esempio, se volessi cancellare questo bordo e questo bordo, ma non gli altri, utilizzando la selezione vertici questo non mi sarebbe possibile, perché automaticamente se seleziono questo vertice e quest'altro, il bordo verrà selezionato. Se invece utilizzo la selezione bordi, potrò selezionare solamente quei bordi e quindi, per esempio, cancellarli. Questa stessa operazione con i vertici non mi sarebbe stata possibile, non avrei avuto modo di farlo se non facendo l'operazione in più passaggi. Allo stesso modo è possibile selezionare per esempio direttamente una faccia, quindi con un solo clic anziché 4, e cliccare cancella facce, e quindi allo stesso modo appunto riesco più velocemente che se avessi fatto una selezione con i vertici a cancellare o a modificare comunque quella che è la mia geometria. Bene. Ritorniamo in Object Mode, tasto Tab. Cosa vuol dire lavorare in modalità oggetto o edit mode? Mi spiego con un esempio. Se duplico questo oggetto e per farlo utilizzo la combinazione di tasti Alt-D. Una volta premuto l'oggetto viene duplicato e si mette in movimento come se avessi premuto la G di grab e quindi potrò per esempio poi vincolare una direzione e dare una determinata distanza.
al quale voglio posizionare il nuovo oggetto. Quello che ho fatto è un duplicato linkato, è un'istanza dello stesso oggetto, ovvero entrando nell'edit mode di uno dei due, quando modifico un oggetto, quando modifico una geometria di questo oggetto, l'altro segue allo stesso modo le modifiche. Perché gli oggetti sono due oggetti diversi, ma fanno riferimento, linkano allo stesso oggetto di base, la stessa geometria, la stessa mesh. Questo produce delle conseguenze nella modellazione. Perché, per esempio, è possibile selezionare uno dei due e applicare una trasformazione, come per esempio una rotazione o una traslazione, ma anche per esempio una scalatura su uno solo degli assi, e quindi sostanzialmente deformarlo. La cosa importante da capire è che non abbiamo deformato la geometria, ma abbiamo applicato una trasformazione. Un fattore sostanzialmente di moltiplicazione, un coefficiente, alla geometria una volta che questa è definita. Questo vuol dire che se continuiamo a modificare il nostro oggetto, la trasformazione che abbiamo sull'oggetto, diciamo sulla mesh originale, automaticamente viene applicata anche all'oggetto copiato, che però ha subito una trasformazione a monte. Si tratta quindi di oggetti imparentati dal fatto di essere originati dalla stessa mesh, dalla stessa geometria, ma che poi hanno subito altre trasformazioni.